Vogliamo riportare la politica con la P maiuscola a parlare. Un complimento per il metodo, lo stile, starei per dire anche l'estetica, se mi permette lei, assessore emerito. Ho fatto osservare, assessore. Di una città assolutamente non neutra dal punto di vista del turismo. Ringrazio tutti i relatori che so hanno nutrito questo importante confronto. La qualità dei relatori mi dà certezza della qualità degli interventi. Io adesso provo ad avere lo stesso rigore che di sicuro vi ha fatto conoscere Mattoscio. Rigore tematico, metodologico. Intanto parliamo di una città che si deve rimettere in cammino. Sono anni che questa città ha rinunciato all'ambizione. Tra i diritti e le prerogative di una città, secondo me, al primo posto ci deve essere l'ambizione. Questa città ha rinunciato all'ambizione poiché ha rinunciato ad entrare nel merito delle questioni che valgono. Quanto pesa nella struttura della ricchezza del PIL di questa città la componente turismo? Sono convinto che Mattoscio l'avrà detto in termini implacabili. Io ho qualche dato, del quale però dobbiamo prendere le misure e farcene una ragione di consapevolezza. Noi abbiamo 540.000 presenze. In una stagione nella quale uno dei più bravi sindaci del mondo aveva voglia di fare il sindaco, Massimo Cacciari, a Venezia, si pose la domanda se 540.000 presenze, vi erano molte di più a Venezia, sono veicolo di qualcosa che vale. Lui addirittura arrivò alla conclusione opposta, che non so se Padovan non c'è ancora, c'è, devo stare attento a come parlo su questo. Diceva Cacciari, siamo sicuri che l'arrivo di per sé è un fatto di valore per una comunità e una città? Io tante volte mi sono aiutato con questa riflessione di Cacciari, che non voglio portare all'estremo oggi, però il numero di per sé serve a legittimare chi ha avuto gli incarichi pubblici e vogliono rimanerci. Poiché di una città e per una città la presenza deve generare qualcosa in più. Per esempio quel gesto maestoso che è l'acquisto, l'investimento, il ritorno, la memoria, la diffusione anche di inviti ulteriori. Io concordo con la tua lettura circa gli eventi e i grandi eventi. Evitiamo che siano delle esternalità per le città, o magari bocconi ghiotti per chi organizza. Allora, qual è la domanda delle domande, secondo me, che ci aiuta a inaugurare la terza fase del turismo in Abruzzo e a Montesilvano? Intanto, io mi sto leggendo un bellissimo libro di una casa editrice che, diciamo, andrebbe resa per alleata per quei politici che meritano sanzioni non a carattere giudiziario ma a carattere culturale. Cioè, noi dovremmo trovare qualche casa editrice, qualche libreria che ordini di studiare. A Perugia un magistrato della Corte dei Conti ad un assessore gli ha ordinato di studiare, e questo non voleva capire che la politica del traffico deve essere stabilita per una serie di ragioni, anche perché si crea un documento ai danni della città, e un magistrato della Corte dei Conti ha ordinato ad un assessore di studiare, proprio nella sentenza che io sto cercando di vedere, di acquisire per metterla su Facebook, perché ho qualche interlocutore che avrebbe bisogno di questa giuridicizzazione, non di altre. Allora, la domanda delle domande, secondo me, è: come si facilita la decisione del turista? Il turista chi è? E come si facilita la sua decisione, visto che lui compie una decisione? Allora, io provo a dire con la chiave razionale che ho nutrito da ascolti, da qualche approfondimento e da qualche utile lettura. Il turista ragiona: quanto mi costa andare in quel luogo? Secondo, quel luogo esiste nell'immaginario collettivo? Terzo, quanto è facile arrivare in quel luogo? Quarto, ed è quello che più mi appartiene, e dico che appartiene più a me che a voi operatori economici, qual è l'esperienza di incontro che faccio se vado in quel luogo?
L'esperienza di incontro non è un fatto economico, poi diventa un fatto economico. Mi ricorda Giussani. L'esperienza di incontro è l'esperienza di incontro che ti consente la memorializzazione e anche la mitizzazione. Vi faccio un esempio concreto. Sapete che sono 12 mesi che 60 milioni di americani desiderano venire in Abruzzo? Adesso quel desiderio deve diventare fatto, altrimenti diventa un po' come per le zitelle di Serra Monacesca. Volevano sposarsi, ma non riuscirono mai a trovare la ragione di sposarsi, che mancavano le occasioni ulteriori, gli elementi ulteriori. I 60 milioni di americani che vogliono venire in Abruzzo, sapete da chi sono stati indotti nel pensiero, che però non è un fatto, dalle bottiglie di vino e dai colloqui fatti, ereditati, ascoltati delle generazioni precedenti. Quel combinato ha messo in luce un elemento interessante che per diventare però decisione turistica, cioè vado in quel luogo, c'è bisogno di altro, quale la comodità per arrivarci, un minimo di verificazione che ne vale la pena, cioè che c'è corrispondenza tra il mito e la realtà. Terzo, l'accessibilità sul piano anche economico, l'ingaggio economico quanto pesa. E può accadere che magari costi di meno andare in un luogo, ma nessuno lo sa. Anche la comunicazione su questo deve essere adulta, matura, di qualità. Montesilvano ha una sua potenza su questo piano, dovuta ai posti letto, che sono un'armatura significativa, non sono l'unica armatura. Si direbbe, se fossimo in una lezione di diritto commerciale, anche l'avviamento. Perché qui capita di intercettare flussi, molto per merito dei privati, molto per merito di alcuni giacimenti alberghieri che ci sono. Però come si determina quel di più che io sto tratteggiando, che per esempio è diventato un fatto a rilevanza economica, sociale, culturale, addirittura a livello di civiltà della regione che adesso cito? Dov'è che è accaduto il fatto del quale io voglio parlare avendone tutto a mente? La Puglia. Io non esamino l'Emilia perché lì Dio li ha voluti funzionanti. Io parlo della Puglia, dove il valore aggiunto della tecnè, della politica e della programmazione ha dato luogo a un fatto nuovo. Non era prima così, oggi è diventato così. E adesso devono stare attenti al tema del limite. Perché quando si paga 5 euro per dormire a Gallipoli e gli uomini diventano animali, che in un garage di Gallipoli 55 persone hanno dormito in 10 metri quadrati, c'è la trasformazione dell'uomo in animale e non c'è più l'esperienza di incontro. Magari hanno incassato a bassissimo costo in termini di inciviltà una permanenza, ma non è il turismo. Io penso, per esempio, quando mi viene in mente il turismo come categoria concettuale, a quelle esperienze che per esempio hanno riempito di sé la vita del giovane Romualdo de Sterling, nostro concittadino. Se fosse mia la città di Pendo, la città di Chieti, direi che è un mio concittadino. Questo Romualdo de Sterling, quando parlava con i suoi genitori che voleva riprendere a studiare, diceva: però voglio farmi un viaggio. E quando si metteva in viaggio, in cammino, lui andava alla ricerca di sensi, di significati, di desiderio. Noi siamo capaci di armare la ricerca di senso attraverso l'Abruzzo all'indirizzo del mondo? Certo che sì, per tre ragioni di fondo. Uno, qual è l'irripetibile che ha questa regione, attraverso questa regione anche alcune città? Ha un irripetibile che si chiamano 700.000 ettari di terreno montuoso. Non c'è una regione al mondo che ha terre così alte e così lunghe. Non si chiamano montagne, si chiamano terre alte e sono lunghissime, hanno una invasività, una pervasività di 700.000 ettari. 300.000 sono le terre che potrebbero prendere di mira la prima generazione di imprenditori costruttori di Montesilvano. 300.000 soltanto. 700.000 sono le terre alte. E le terre alte, combinate poi all'abbondanza di acqua che abbiamo in ragione fluviale e in ragione marina, noi abbiamo uno specifico di biodiversità che attende solo di essere lavorato. Io vengo dal mondo delle infrastrutture.
Sto studiando i dossier per cercare di essere utile a quest'altro mondo. Però c'è bisogno di fare un progetto degno di questo nome, Nicola, chiamando i più bravi e ascoltando la carne viva del turismo. E la carne viva è l'operatore che è in mezzo a voi, che ha parlato. La carne viva è anche il destinatario finale, non dico l'utente finale per la decadenza di questa parola. L'utente è importante, colui il quale fa conoscere i suoi giudizi quando è andato in ogni tour. Vi voglio citare una storia fatta di numeri. L'aeroporto di Pescara ci costa 6 milioni. Il rigoroso Mattoscio ci dice che costa 7, perché un milione è stato nascosto dal Belgio. Wow, come costa? 7 milioni. Sapete quanto produce l'aeroporto di Pescara come numero? Nicola, ho detto che l'aeroporto di Pescara costa 6 milioni di euro l'anno. Però tu hai fatto un'operazione di pulizia totale, costa 7 milioni perché un milione era stato nascosto. All'insegna di una grande infedeltà. Che numeri produce l'aeroporto attraverso il suo funzionamento? Quelli che di sicuro ha descritto Mattoscio. Sapete quanto produce come numero il giacimento sciistico di Roccarazzo, messo in campo da galantuomini senza limite perché hanno conosciuto il dolore della paura, dell'impensierimento? 700.000 persone l'anno, con punte anche di 800.000 persone l'anno. Che cos'è la storia di quella struttura, di quella infrastruttura? Un grande progetto. Un grande compiegarsi rispetto alla potenza della natura, un far conoscere quella potenza con un grande progetto che è diventata infrastrutturazione. E oggi lì è una musica, è una musica. Financo il cibo non scende mai sotto il livello dell'eccellenza e naturalmente i costi sono a prova di competizione internazionale. Quelli vanno benedetti, lì stanno davvero i San Gabrieli d'oro. Se San Gabriele è il patrono dell'Abruzzo, quelli sono veramente figli di San Gabriele. Sono stati straordinari, generosi, capaci anche di rinunciare a quei vezzi di egoismo che a volte prende quando uno è alle prese col proprio lavoro. Noi dobbiamo fare in modo che in Abruzzo, per esempio, lo sforzo che sta facendo la regione che io governo, io ho trovato una cantina, era una cantina la regione. Ci vorrebbe una Norimberga per gli ultimi 20 anni. Zero organizzazione. E fin qui si dice, ma noi siamo degli artisti. Ogni volta è come se fosse stato la prima volta. Odio verso i numeri, l'odio. I settori, diciamo, di avamposto per il funzionamento di un'amministrazione sotto il livello della pigrizia numerica. Io adesso ho recuperato uno che almeno ha la follia della dedizione turistica. Parlo di Giancarlo Zappacosta. Ha la follia, ma è ben altra cosa rispetto all'attrezzatura di competenze, che va cercata, va guardata, va concordata anche con gli operatori del settore. Però di sicuro non è un estraneo rispetto alla complessità e all'esigenza del turismo. Abbiamo compiegato turismo, cultura e trasporti perché fanno parte della stessa filiera, perché si pongono il tema di come arriva qui chi deve arrivare e cosa fa, dove guarda, cosa ascolta, cosa vede, quale luce intercetta di questa regione. Perché non è vero che tutti vanno alla ricerca di un turismo sanitario, perché mi hanno spiegato che l'Abruzzo ha una grande frontiera nel turismo sanitario. Sono i miti che a volte ci hanno guidato nel passato. Che cos'è che stiamo facendo noi in questi 210 giorni? Uno, il più grande investimento fatto nella storia della regione e delle regioni per fare in modo che i fiumi non siano più malati e le malattie dei fiumi non si riversino nel mare. 200 milioni di euro per fare in modo che gli inganni dei depuratori facciano del male al mare. 200 milioni di euro. Se io fossi uno, come si può dire, semplicemente eletto a fare il presidente, e non fossi interessato a quell'attività che è tipica di chi amministra. Amministrare viene da minus, da ministerio, non viene da magister.
E chi amministra si deve occupare dei particolari, del poco, del piccolo dei particolari. Trovare 200 milioni di euro e darli ai consorzi acquedottistici, ci sarebbe il rischio che venissero tutti assunti come invalidi o come uscieri. C'è bisogno poi che i progetti siano corrispondenti al vero e che i progetti vengano pagati esattamente quelli che il mercato dice che sono i valori di quei progetti e che i progetti una volta appaltati riescano a comprare. Se c'è 1 milione di euro disponibile devono comprare con gara 1,2 milioni di esecuzioni. Questa è la regola per fare in modo che il denaro limitato che c'è compri il più possibile. 200 milioni di euro per fare in modo che le case matte dei depuratori comincino a funzionare. Il 55% del territorio abruzzese è senza depuratori funzionanti. E vi assicuro che nessuno ha rinunciato ad andare al premio Scanno a vantarsi di quello che aveva fatto. Io ancora ci vado perché ancora faccio i compiti a casa per lo Scanno. Abbiamo investito, ho ereditato un investimento importante di 40 milioni di euro per le piste ciclabili, ma cucire le piste ciclabili su una ventina di municipi, vi assicuro che c'era un grande rischio di Arlecchino. Abbiamo organizzato il raddoppio di quella cifra e fare in modo che diventi la infrastruttura più lunga, considerato il territorio d'Italia, per quanto riguarda il cicloturismo, armando anche piste di ciclovie verso l'interno a pettine, esattamente come il territorio di questa regione, con degli hub per le biciclette in 4 punti della nostra costa. Ancora, abbiamo aperto la vertenza con le ferrovie, perché noi abbiamo un dono, oltre alla biodiversità, terre alte, mare, fiumi. Vi do un dato per i fiumi, preso come farebbe l'Agenzia delle Entrate. Sapete quanto valiamo noi come acqua fluviale per Enel? 2,5 miliardi di euro l'anno. Poi ci dà esattamente quello che a me voleva dare De Cecco, se i denuncisti della politica non avessero avuto vigore, quando io lo avvicinai a De Cecco dicendo devo fare la biblioteca, mi ridai 12 milioni, ma è certo che sì. Enel dà 12 milioni di euro l'anno alla regione come royalty per il suo grande attingimento idroelettrico. È chiaro che questo rivela una distrazione, probabilmente anche nobile, perché i piaceri della vita meritano sempre la distrazione, ma è chiaro che questa è la misura di una grande distrazione per quanto riguarda il governo della cosa pubblica. E io avrei voluto che nei 5 anni lunghissimi che ci sono stati alle spalle si fossero consumati meno crodini tra le associazioni. Tutta quella complimentosità che c'è stata negli ultimi 5 anni, ogni volta che c'era una convocazione, tutti erano convinti di essere arrivati a Roma. Bisogna essere esigenti, rigorosi, implacabili, cercatori, verificatori, lettori dentro, per cercare di capire il bilancio della regione, quante uova in più fa rispetto al libero mercato. Allora noi abbiamo una questione da affrontare. Come fare in modo che si organizzi l'esperienza di incontro per chi viene qui? Noi disponiamo anche del bello in questa regione, di cui parlerò un minuto, e di cui Montesilvano deve anche ridotarsi, perché Montesilvano non deve essere una scatola, un autogrill autostradale, dove passa un sacco di gente e poi non accade nulla. Deve intervenire il bello in questa città, e il bello non è l'uguaglianza alla perfezione. È il significato che si esprime, è l'appartenenza che accade. Mi permetto di dare poi un consiglio agli operatori che sono qui. Anche un grande evento può contribuire al bello, ma non che sia però il rovescio di un po' di suono che a volte assomiglia al rumore e scansa la riflessività ulteriore. Noi abbiamo una originalità che dobbiamo sapere incassare, la vicinanza alla miniera relazionale di Roma. È una miniera. Noi abbiamo messo presso la Saga come amministratore Nicola Mattoscio, perché deve evitare le furbizie che sono sempre dietro l'angolo, esattamente come la vicina di, come la vocina di Rousseau. C'è una vocina cattiva e una positiva. In Saga troppe volte è andata in onda la vocina cattiva, quella che ti fa dire ma sai sono solo, mo ne approfitto. Mattoscio è la garanzia che questo non accada mai più. E guardate, io tutto quello che dico lo dico nella speranza che qualcuno dica, andiamo a vedere qual è la profondità di queste affermazioni. Secondo, ci abbiamo messo
un manager bravo che si occupa di offerta turistica, ha l'intelligenza in abbondanza per essere utile. Ma la vera originalità è la presenza lì di Valentino Sciotti, il quale da niente fattura 60 milioni di euro di vini, ma non è questa la ragione per cui sta lì. Ha una grande immaginazione, capacità di prefigurazione, ma non è questa la ragione per cui sta lì. Lui è la concatenazione vivente con la famiglia Benetton, la quale famiglia Benetton è la proprietaria della società di gestione di aeroporti di Roma, perché la partita va costruita anche attraverso questa dorsale. Non è che esistono i cappelli di Castiglione che convincono le persone a dire di sì. C'è bisogno di essere preferiti, preferiti. Non è che qualcuno in economia ti dice vengo con te perché tu mi stai simpatico. Quali sono le condizioni per le quali noi non possiamo che ricevere una risposta positiva? La nostra vicinanza è esaltata. Noi abbiamo un sistema su gomma che un po' curato ci consente di arrivare a Roma in 1 ora e 30 minuti. Quella grande compagnia di autobus, come si chiama? Visione, come si chiama? Terra Vision. Quelli potrebbero fare una formidabile concorrenza a tutti i vettori su gomma nel fare in modo che si accorci ulteriormente la distanza Pescara-Roma. E non dico Pescara perché Pescara è la città che sta in una parte importante del mio cuore, ma anche del mio dolore. Ma perché il da partire dell'Abruzzo evoca Pescara e il da arrivare dagli abruzzesi evoca Roma. Noi dobbiamo essere capaci di accorciare queste distanze e poi vedrete come si pugliesizza l'Abruzzo, senza le esagerazioni della Puglia, o si divinizza l'Abruzzo. Però dobbiamo organizzare questa certezza di avvicinamento che è fatta su gomma attraverso quel sistema di trasporto, che è fatta attraverso il ferro, e per la prima volta compare come obiettivo strategico, Enrico, per RFI, un obiettivo strategico stabilito dal Parlamento della Repubblica Italiana attraverso una senatrice, la senatrice Chiavaroli. Io, proprio vero che nella vita si passa dall'inferno al paradiso. Io in passato avevo un senatore che mi denunciava una volta alla settimana. Adesso sono passato ad avere una senatrice che mi aiuta una volta al giorno. Io le ho posto un obiettivo e questa senatrice ha fatto in modo che questo obiettivo diventasse un indirizzo cogente per RFI, che in questa stagione è retta da uno abruzzese di Sulmona che è Maurizio Gentile, la rivisitazione strutturale della Pescara Roma sul piano ferroviario. Noi possiamo abbattere con comodità 40 minuti nei tempi di percorrenza, 40 minuti, facendo un po' meno gli egoisti in tutte le torri campanarie che ci stanno di qui a Roma, cioè evitando che in ogni municipio si fermi, e facendo in modo che gli autobus facciano gli autobus per la raccolta della popolazione ferrata. Tutto questo lo farà la regione, perché c'è una regione che oggi non è intervenuta casualmente, è stata selezionata con la battaglia, e non c'è nessuno che la sera prima discute le cose dette la mattina successiva, e viceversa. Io ci tengo molto a fare questo lavoro con voi, sapendo che un pezzo importante del PIL di questa regione, naturalmente anche di questa città, deriveranno da coloro i quali utilizzeranno la nostra proposta di tempo libero. E il tempo libero, affinché liberi la vita delle persone che verranno qui, ha bisogno che si strutturi anche all'insegna della bellezza. Che cos'è che è bello di un territorio? Per esempio, è bello di un territorio quello che hanno saputo fare in Umbria, dove non c'è soltanto l'edilizia religiosa bella, c'è una realtà che regala appartenenze. Tu vai lì e ti senti partecipe, perché c'è la originalità di un messaggio, perché c'è la irripetibilità di un messaggio. Che cosa è irripetibile in questo nostro territorio? L'assessore alla cultura e al turismo del comune di Roma, che è una abruzzese di Canzano, Giovanna Marinelli, ha offerto, a spese del suo potente assessorato che assomiglia al ministero, però, una mostra che lega tutta la devozione per la Madonna e le Madonne che offre questa regione in termini irripetibili, attraverso anche il cammino dei trattori. Io ho visto la difficoltà a decodificare l'entusiasmo di questa donna dentro la regione. Uno addirittura ha detto: ma perché proprio le Madonne?
non cogliendo come con la Madonna lei vedeva una infrastruttura di straordinaria attrattività, di riempimento di vuoti. Noi dobbiamo lavorare su questo, e Monte Silvano ha un punto di forza, è una piattaforma formidabile di convocazione verso di sé. Monte Silvano ha questi giacimenti alberghieri che edificano d'estate vere e proprie cittadelle aggiuntive. Ma se volessimo tornare, concludo, alla evocazione di Cacciari, che cos'è che ha da produrre il grande numero turistico? Il grande numero turistico deve anche determinare quello che lui chiamava allora a Venezia, come esperienza di arrivo, il meticciarsi delle persone, lo scambiarsi di opinione. Quello che lui dice, che lui invidia, accade tutti i giorni a Mantova, quando le persone si incontrano alle 5 di pomeriggio e si raccontano. Lui dice che il turismo deve indurre e condurre questo, oltre al gesto della spesa e dell'acquisto, che aumenta il reddito di quella città e libera ulteriormente progetti di vita delle persone. Ma c'è bisogno però che le persone si incontrino, si raccontino, si parlino. E parlandosi, sapete che accade? Quello che è accaduto nel 1904 a Pescara, quando tre persone si incontrarono, si parlarono e nacque le Terme di Caramanico. Voi lo sapete come sono nate le Terme di Caramanico? In principio era una licenza statalista che faceva solo debiti, sembrava un consorzio acquedottistico. Tant'è che il comune se ne voleva disfare. Un signore, intendente ferroviario, che girava. E turismo evoca girare, allontanarsi e arrivare. Questo evoca il turista. Uno che si toglie dal luogo dove stava prima e va in un altro luogo perché sceglie di fare un'esperienza di incontro. Masci delle Terme di Caramanico oggi, tre generazioni fa, era intendente ferroviario del Veneto ed era stato in Boemia e vedeva come le terme in Boemia erano cercate in ragione anche della salute. Si incontrò per un caffè con il bisnonno di Pierangeli e c'era un uomo del diritto che li cuciva e spiegava loro. Questo uomo del diritto era l'avvocato Zampetti, maestro di Franco Sabatini. Questo avvocato spiegava che non c'era da avere paura, se anche ci potessero essere problemi di derivazione municipale. Quello spiegò come in Boemia tutti cercavano le terme e Pierangeli ci mise la sua potenza sociale, relazionale, il suo prestigio. Nacque un'intrapresa. Le intraprese nascono così. La ragione per cui una città coltiva il turismo è anche perché le persone si parlano, si raccontano e poi dalle idee nascono le intraprese. Quanto sarebbe bello se si potesse dire con un bellissimo cognome che denomini l'Abruzzo che questa è la terra con la quale facilmente uno fa esperienze di vita, contando su delle originalità irripetibili tipo quelle che Dio ci ha messo. Quando Flaiano disse che l'Abruzzo non è una terra di basiliche e le basiliche che non abbiamo sono le nostre montagne, non è la stessa intuizione di Aldo Bonomi, di Aster, quando lui scrive tutte le domeniche sul Sole 24 Ore che l'Abruzzo è la regione delle terre alte. Ma noi su questo tema delle terre alte, sull'acqua che abbonda, del mare e del fiume, ci vogliamo scrivere una storia di cognomi dell'Abruzzo e che faccia in modo che se ne parli, che tutti si accorgano dell'Abruzzo. Concludo. Qual è la domanda fantasma alla quale dobbiamo noi rispondere? Perché devono venire qui? Monte Silvano faccia un progetto di programmazione, di progettazione, di attuazione per fare sì che si risponda alla domanda perché si deve venire qui. Certo il concerto, ma non solo. Certo la mostra, quale mostra e non solo, con quali effetti finali. Certo il cammino religioso, Papa Celestino V, ma anche valutiamo noi tutta quella grande offerta che viene cercata dalla terza vita. Col Valenza in Umbria è nata per dare collocazione alla terza fase della vita che ha bisogno di girare. Col Valenza è la terra dello spirito, è la terra del cielo, è la terra dove centinaia e centinaia di migliaia di persone vanno lì attratti dalla pastina delle suore, anche dalle letture e dal fatto che si dispone del tempo liberato dal rumore del secolo. Insomma, noi dobbiamo dare luogo ad una proposta che ci faccia originali, irripetibili, mitizzabili. Io sono convinto che ce l'abbiamo. Monte Silvano è una regione città, è una città regina ed è una città regione su questo fronte.
Bello in questo confronto aperto con Rimini, io la ringrazio, speriamo che fra un anno troverà questa città in cammino ambiziosa. Grazie a tutti voi, al prossimo appuntamento.